Tu fai la grande differenza con ciò che sei. Sì, tu fai la differenza in positivo con ciò che sei. È necessario che tu acquisisca questa consapevolezza. La persona che sei dentro di te è molto più importante di quello che hai. Evita di farti ingannare da determinati stereotipi, ovvero da quelle persone che dicono che la materialità, gli oggetti materiali definiscono il tuo valore. È tutt'altro che la vera realtà. La realtà è che è quello che fa la differenza adesso e quello che farà la differenza in un prossimo futuro è quello che tu sei dentro te stesso. Spesso sento parlare di felicità, di persone che si definiscono infelici perché ostentano, perché vogliono apparire. E poi dopo alcuni mesi, dopo alcune settimane, cadono in stati poco positivi, in stati emozionali davvero poco positivi, perché si rendono conto di essere infelici. Innanzitutto nel mondo del coaching la felicità è un valore mina, la felicità è soprattutto uno stato interiore. Quello che tu sei fa la differenza e farà ancora la differenza rispetto a quello che tu hai. È così in questo presente e sarà così per il tuo prossimo futuro. E per migliorare la persona che tu sei è necessario lavorare su alcuni presupposti, su alcuni punti chiave. Il primo punto chiave è quello di definire quali sono i tuoi valori. Quali sono i tuoi valori in questo momento? Quali sono i tuoi valori chiave? Quali sono i tuoi valori chiave per te stesso e quali sono i valori chiave che tu rendi disponibili per la tua famiglia e i valori chiave che tu rendi disponibili all'interno del tuo contesto professionale? Definire i valori, valutare se ci sono delle incongruenze e poi definire anche altri punti chiave. Un altro punto chiave che mi viene in mente da parlarvi in questo video, riguarda i tuoi comportamenti. Come ti comporti nei confronti di te stesso? Hai quello che tutti chiamano il rispetto? Il rispetto innanzitutto è una forma di comportamento che è necessario che tu abbia nei confronti di te stesso. E quando rispetti te stesso, poi hai un comportamento rispettoso nei confronti delle altre persone? Come tratti le persone? Le tratti con indifferenza? Le tratti in modo gentile? Quali sono i tuoi reali comportamenti? Ti comporti con le persone per comodità oppure ti comporti con le persone perché hai un sincero e reale interesse? Perciò la definizione dei tuoi valori, i tuoi comportamenti che sono fondamentali e poi un percorso per te stesso, un percorso di evoluzione. Tu fai la differenza con ciò che sei quando evolvi, quando fai un percorso di miglioramento personale. È necessario che tu lo faccia per te stesso, è necessario che tu lo faccia per le persone che sono attorno a te, perché quando si presentano determinate situazioni, tu risolvi determinate situazioni grazie alla persona che sei e attraverso il percorso di evoluzione che hai fatto. Quali sono i tuoi comportamenti? Quali sono le azioni che fai quando si presenta una situazione da risolvere? Tendi ad andare in escandescenza oppure mantieni un autocontrollo che ti permette di vedere quali sono le vie di uscita per quelle situazioni e di conseguenza poi le risolvi. Bene, quando tu hai questo atteggiamento, questo modo di comportarti nei confronti delle situazioni che si presentano nella tua vita, significa che hai fatto un percorso di evoluzione sulla tua persona. Siamo in un periodo storico molto importante e tu puoi fare la differenza in positivo. Io credo in te. So che hai tutte le potenzialità per fare la grande differenza per te stesso, per la tua famiglia e per le persone con le quali collabori all'interno del tuo contesto professionale e all'interno di altri contesti. Sarai un punto di riferimento quando hai acquisito la consapevolezza di quello che ti ho detto all'inizio di questo video, che la persona che tu sei è molto più importante di quello che tu hai. Sì, tu fai la differenza con ciò che sei. Scrivi il tuo commento nello spazio al di sotto riservato ai commenti e se questo video ti è piaciuto, condividilo sul tuo profilo e sulle tue pagine.